Ben trovati, durante questo video cercheremo di comprendere come possiamo iscriverci a un percorso formativo sulla piattaforma Sofia. Io parto ovviamente da uno dei corsi di Rete perché sono i nostri corsi e diciamo che guardando il nostro catalogo corsi ricco di tanti percorsi formativi in partenza che vi potranno accompagnare programmati fino al mese di giugno, posso cliccare, vedete, su Corsi Online, entrare all'interno del nostro catalogo corsi e magari scegliere un percorso formativo tra i tanti presenti, un percorso formativo che mi attira particolarmente, mi interessa. Diciamo che voglio iscrivermi al corso Costruzione di unità di apprendimento per l'educazione civica nel primo ciclo di istruzione. Ci clicco su. Entrerò all'interno della scheda informativa relativa proprio al corso. Al netto del pulsante iscriviti ora presente che mi consentirà di realizzare l'iscrizione al percorso formativo direttamente dalla piattaforma di Arete, ma io sono un docente di ruolo e quindi intendo iscrivermi al percorso formativo anche sulla piattaforma Sofia. Vi dico questo, quando vi iscrivete a un corso sulla piattaforma di Arete, quasi contemporaneamente, magari il giorno dopo, ma prima della chiusura definitiva delle iscrizioni, guardate, le iscrizioni ovviamente si chiudono di solito in maniera concomitante, diciamo più o meno all'inizio del percorso formativo, dovete considerare più o meno 15 giorni dopo. Bene, allora, quando decido di iscrivermi al percorso formativo, al netto dell'iscrizione sulla piattaforma di Arete, devo iscrivermi anche sulla piattaforma Sofia. Come faccio per iscrivermi sulla piattaforma Sofia e trovare qui ovviamente le specifiche relative al percorso formativo? Se io vado verso il basso con il mouse, a un certo punto troverò la sezione Come ho organizzato il corso. Guardate, in questa sezione ci sono anche le specifiche relative proprio alla piattaforma Sofia. Per cui che cosa devo fare? Accedere all'interno della piattaforma Sofia, quindi entrare all'interno con le mie credenziali della piattaforma Sofia, copiare questo codice e incollarlo ovviamente nel catalogo. Lo devo ricercare sulla piattaforma Sofia. Allora, procediamo insieme. Io vado a selezionare il codice dell'iniziativa formativa. Attenzione, vorrei fare una precisazione. Qui vedete che ci sono due codici, uno dell'iniziativa formativa e l'altro il codice edizione. Perché sono presenti i due codici? Ovviamente perché per una stessa iniziativa formativa potrebbero esserci più edizioni. E allora, se a voi interessa un'edizione specifica, vi basterà inserire l'ID edizione. E una volta inserita l'ID edizione, potrete procedere nel rinvenimento direttamente nel catalogo corsi della piattaforma Sofia di quell'edizione specifica. Ma io voglio cercare il codice iniziativa, per cui lo seleziono, lo copio. Io adesso ho già fatto accesso all'interno della piattaforma Sofia con le mie credenziali, per cui in alto a destra vedo che sono loggata, vedo che ho fatto accesso perché vedo che c'è ovviamente il mio nome e cognome. Per ritrovare l'iniziativa formativa in Sofia, come faccio? Vedete, al netto della mia registrazione, del mio ingresso e delle mie specifiche come nome e cognome, c'è, vedete, un catalogo corsi e le mie iniziative formative. La differenza dove sta? Nel catalogo corsi, il catalogo corsi ci consente di ritrovare il percorso formativo direttamente all'interno della piattaforma Sofia. Per ciò che riguarda invece le mie iniziative formative, è dove va a finire il percorso a seguito dell'iscrizione. Cioè praticamente il pulsante dove dovrete cliccare e lì troverete l'attestato se avrete fatto l'iscrizione al percorso formativo nel momento giusto, all'interno della nostra categoria relativa a Scopri Arete, c'è anche il video per poter realizzare, per poter scaricare l'attestato dalla piattaforma Sofia o caricarlo sulla piattaforma Sofia qualora non abbiate fatto l'iscrizione nei tempi giusti. Ma cerchiamo il percorso formativo. Un clic su catalogo e in basso, guardate, è già presente, cerca nel catalogo l'iniziativa formativa. Vado a cliccare nella barra di ricerca.
Vado ad incollare il codice che ho ovviamente copiato dalla piattaforma di Arete come lo cerco. Guardate, qui abbiamo una lente di ingrandimento. Attenzione, quando dovete fare l'iscrizione, qui ci deve essere solo il codice numerico. Non andate a scrivere edizione iniziativa, altrimenti non ve lo cerca. Vado sulla lente di ingrandimento, un clic e vediamo che cosa accade. Scendiamo verso il basso, guardate, è apparso proprio il percorso che vogliamo, che ricercavamo. Quindi un clic sul percorso e si apriranno tutte le specifiche relative al percorso formativo. Ma scendendo verso il basso, guardate, mi rendo conto che il percorso formativo ha due edizioni. Due edizioni ovviamente con le specifiche del periodo, quindi devo stare attenta e capire a quale edizione sono interessata in base ovviamente al periodo. Se io clicco su questa freccettina che punta verso il basso, qui ho le specifiche ovviamente relative al percorso formativo. Percorso formativo dove vedete qui rinvengo ovviamente le date e per poter realizzare l'iscrizione come faccio? Guardate, c'è un pulsante blu, iscriviti ora. Un clic sul pulsante blu, iscriviti ora e mi dà ancora tutte le specifiche del percorso formativo. Devo fleggare, vedete qui e qui. Ovviamente i dati, le specifiche che il ministero mi richiede. Qui eventualmente potrei inserire il voucher carta docente, se intendo ovviamente inserirlo. Un clic su Prosegui mi consentirà di realizzare direttamente l'iscrizione al percorso formativo. Una specifica: quando avete ultimato questa iscrizione, alla fine vi dirà: vuoi perfezionare l'iscrizione sulla piattaforma dell'ente? Vi inserisce il link praticamente al percorso formativo in piattaforma Arete. Per cui le strade sono due. Se già avete fatto l'iscrizione al percorso formativo sulla piattaforma di Arete e adesso vi state registrando al percorso sulla piattaforma Sofia, non lo dovete fare due volte, ovviamente. Se invece vi iscrivete al percorso formativo direttamente dalla piattaforma Sofia, dovete continuare l'iscrizione sulla piattaforma di Arete perché vi rimanderà direttamente all'interno del percorso formativo. Se io vado a fare un clic su Prosegui, mi dirà: la tua iscrizione è stata registrata con successo. Per effettuare, vedete, perfezionamento, vai al seguente link che puoi ritrovare nella tua area privata. Quindi, vedete, il percorso formativo sarà presente direttamente all'interno. Chiudo questa finestra, sarà presente all'interno delle mie iniziative formative. Quindi, se io rientro nella home page della mia piattaforma Sofia, vado nelle mie iniziative formative, eccolo qui, il percorso è entrato a far parte ovviamente del mio e-portfolio digitale. Per cui adesso vedete che i pulsanti in basso non sono cliccabili, vedete? Se io mi avvicino, mi dice: guarda, non puoi cliccare su nessun pulsante. Una volta che avrete concluso il percorso formativo, vedete, avete questionario di gradimento da realizzare e poi potrete scaricare l'attestato. Ma questo avviene ovviamente dopo che l'ente di formazione ha chiuso la registrazione delle presenze e assenze sulla piattaforma Sofia, quindi abbondantemente dopo la chiusura del percorso formativo. Bene, spero di avervi dato delle specifiche utili in relazione alla possibilità di iscrivervi a un percorso formativo sulla piattaforma ministeriale Sofia e allora provateci, sperimentate e noi di Arete siamo sempre qui per supportarvi. Grazie a tutti.